Ben ritrovati per il consueto appuntamento con le meraviglie dell'Appennino modenese. E dopo la pubblicità ci saluteremo perché questa è l'ultima puntata dell'estate, ma sarà una puntata ricca dove parleremo di musica, parleremo di Mirtillo Nero e ci lasceremo infine con la rubrica di Massimo Montanari. A dopo la pubblicità! One step beyond. Cominciamo la puntata con una vera punta di diamante del nostro territorio. Siamo infatti a Fanano, dove ogni anno si tiene un mercatino tutto dedicato al mirtillo nero dell'Appennino modenese. Una vera goduria anche perché quest'anno c'è stato un buon raccolto. La stagione della raccolta del mirtillo nero dell'Appennino modenese è dichiarata aperta. In seguito al convegno di cui abbiamo dato notizia ieri, il quale riuniva esperti del settore agricolo e non solo, abbiamo visitato i produttori locali di questo straordinario prodotto. Abbiamo così tastato con mano la ricchezza del raccolto di quest'anno e le caratteristiche climatiche che lo hanno reso possibile. È davvero un piacere vedere una bancarella piena di mirtilli quest'anno dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso. È un anno positivo, ce ne sono parecchi, è una bella annata, sì, siamo contenti. Ma come si contraddistingue una bella annata? Quali sono state le caratteristiche, non so, ambientali, climatiche che hanno portato a questi frutti? Praticamente c'è stata molta pioggia nel periodo primaverile, poi è scoppiato il sole nel periodo di luglio e quindi sono andati a buon fine, diciamo, c'è stata una buona produzione e via. L'inverno è stato clemente, non li ha gelati, quindi bene, stiamo andando bene. È una pianta delicata, quindi possiamo dire? No, è una pianta rustica che sopporta vari sbalzi di temperatura, però quest'anno è andato bene, il clima ha favorito la crescita del mirtillo. Cosa sta succedendo alle nostre spalle? Come funziona questa macchina? Stiamo pulendo i mirtilli, c'è una tramoggia di raccolta del mirtillo sporco, poi con un nastro trasportatore cade praticamente dentro a un ambiente dove tramite una ventola viene tolto tutte le impurità, le foglie, e il mirtillo, essendo più pesante, cade da un'altra parte dove rimane pulito. E in tutto questo non si rovina il mirtillo? No, perché è aria che praticamente toglie solo le foglioline e nient'altro. Da un prodotto di punta dell'Appennino alle sue tradizioni, parliamo delle pive, strumenti musicali molto particolari suonati in tutto il mondo in molte culture. Questa sera a Fanano decine di suonatori si riuniscono in concerto. La piva è, dunque, fa parte da un punto di vista tecnico degli aereofoni a sacco, quindi c'è strumenti che funzionano con l'aria ed hanno una sacca, come la zampogna e tutte le cornamuse della grande famiglia delle cornamuse. La piva è, questa in particolare, piva emiliana, è una delle tre cornamuse del nord Italia, perché sotto l'Appennino appunto l'aereofono a sacco diventa zampogna, a partire dal Lazio, Abruzzo, Lazio, quella zona lì, mentre nel nord Italia si trovano tre cornamuse, che sono la musa piacentina, il baguette bergamasco e la piva emiliana, e fanno parte a pieno titolo della grandissima famiglia delle cornamuse, di cui la più famosa, ma non la prima, è la Highland Bagpipe della Scozia, in cui siamo recentemente stati a visitare i nostri parenti più nobili, diciamo. Se la rassegna Arti in Scena ha scelto di mettere in scena uno spettacolo di questo tipo, un motivo ci sarà sicuramente, ha un valore culturale ed ha un legame con la nostra tradizione. Dunque, i motivi sono diversi, nel senso che proprio per le sue caratteristiche Arti in Scena ha cercato di
accontentare il più vasto pubblico possibile, quindi ci andate da serate di musica classica leggera, possiamo dire fra virgolette, quindi per un pubblico magari non proprio avvezzo alla musica classica di alto livello, con musicisti bravissimi, anche abituati a parlare, a farsi capire da un pubblico non di teatro, diciamo, ecco, non gli abbonati del teatro. E dalla musica tradizionale, spettacoli di teatro, cinema, grandi insomma nomi comunque di richiamo, e ci sono stati tra tutte queste cose anche due appuntamenti di stage sul territorio, che sono comunque momenti importanti perché portano persone che vengono qui in Appennino, che comunque conoscono il nostro territorio, e sono stati il Festival Arte a Sei Corde organizzato da Andrea Candeli e questo Piva Raduno che ho organizzato io insieme agli altri amici del gruppo delle Pive, che ha in questo fine settimana, da venerdì pomeriggio fino a domani pomeriggio, che è domenica, ci dedichiamo a studiare, conoscere, ascoltare, provare, far conoscere la piva emiliana, che è un grande strumento e che merita una conoscenza maggiore di quella di cui gode adesso. Come vi ho già detto, questa è l'ultima puntata di questa stagione di Estate in Appennino e guarda caso è anche l'ultimo tratto del viaggio intrapreso da Massimo Montanari nella Lunigiana. In questa puntata quindi ascolteremo soprattutto Massimo a trarre le conclusioni di questa bellissima avventura. Now when I was a young boy, at the age of five. Al castello abbiamo incontrato Marco, il cuoco che ha reso possibile la cenetta luculiana e tradizionale di ieri sera. Prova a spiegarci un po' i prodotti tipici, ad esempio noi abbiamo assaggiato le focaccine, come si fa, focaccette, come si fanno? Perché io ho provato a spiegarlo vagamente ai nostri amici a casa, ma sicuramente tu sei più bravo. È una cosa molto semplice, un impasto di due farine, una di grano turco e una di grano, solo acqua e sale, senza lievito, senza niente, un pane molto antico della zona che facevano i contadini quando ce lo portavano nei campi per mangiare, facevano la seconda colazione in pratica. E come fanno a gonfiarsi così? Con l'umidità che rimane all'interno, è una cosa molto semplice, si mettono sopra la brace con il calore, l'impatto è molto forte, le fa gonfiare, è semplicissimo. Beh, non so se possiamo dirlo, se posso dirlo Massimo, però io sono un po' stanca, ho mal di gambe, le mie caviglie sono un po' provate, le mie ginocchia e siamo alla fine e quasi sono contenta, è quella stanchezza che ti fa sentire di aver fatto qualcosa, è qualcosa che vale. La stanchezza fa parte del cammino, la stanchezza fa parte di quelle cose da imparare a superare. È normale che tu sii stanca, però è una stanchezza che passerà presto, anche perché con più si cammina, con più le gambe si allenano, i muscoli si abituano a questo movimento, è abbastanza insolito per chi non è abituato a camminare su e giù per i sentieri, ma tutto rientra in un'armonia del corpo che si elasticizza molto di più, quindi insomma non ti preoccupare, magari una bella doccia fredda visto che c'è caldo, ti distende i muscoli e via. Invece io voglio fare una domanda a te. Aiuto. Che cosa ti ha lasciato questo cammino? Il portare avanti il passo per giorni e giorni attraverso discese e salite, però attraverso panorami e tutte quelle cose che abbiamo visto. Qual è la parte più bella del camminare? Beh, senz'altro sono gli incontri, cioè gli incontri da quando inizi, quindi le persone con cui parti,
e con le quali si sviluppa subito un qualcosa. Quando si fa qualcosa insieme comunque è sempre importante, è sempre una crescita, no? E poi questo gruppo che cresce insieme, ci si conosce e lungo la strada si incontrano a nostra volta altre persone. Una considerazione che mi è venuta da fare più volte durante questi 3 giorni è che quando tu cammini gli incontri sono più forti, perché un camminatore non ha protezioni, no? Quando non sei in macchina non sei tu, non hai nessuna protezione, per cui quando incontri un altro essere umano tutto è più genuino, più aperto, sorridente, più leggero, e si vanno subito a cercare i punti di incontro, le similitudini. E quindi noi abbiamo incontrato sempre sorrisi durante questo tragitto, e non è banale, perché normalmente sappiamo bene che in una giornata semplicemente si incontrano persone che ti sorridono e che ti accolgono e persone che invece ti respingono. Sì, camminare è un sorridere, potremmo dire, in realtà. E poi io credo anche che la bellezza del camminare sia entrare veramente in un territorio, cioè come lo conosci a piedi non c'è nessun altro mezzo che possa farti conoscere un territorio così come quando tu ci entri a piedi, perché come hai visto siamo entrati in casa delle persone, siamo stati ospitati, cioè non siamo mai stati degli stranieri che passano, siamo comunque sempre ospiti e in un certo senso amici, quindi io credo che la filosofia del camminare porti le persone a sorridere di più. Aiuti anche le persone a fare delle considerazioni molto profonde su quello che è l'ambiente, il territorio, ma anche la socializzazione, perché noi abbiamo creato in questi giorni un grande gruppo, come tu dici, non solo un gruppo di camminatori, ma un gruppo di persone che attraverso un territorio, in cui il territorio si apre a questi camminatori, quindi sono venuti con noi persone che sono amici, ma non lo erano fino a 3 giorni fa, non sapevamo neanche chi erano, dagli amici di Sassalvo, cioè dal bar di Sassalvo fino a questo bar dove stiamo concludendo con il nostro brindisi. E quindi è una cosa, il camminare, che veramente tonifica lo spirito, la mente e tutto. Quindi l'augurio mio è che tu, così come quelli che ci hanno seguito in queste puntate, vi sia un po' venuta la voglia, l'acquolina in bocca del camminare, quindi che questa non sia solo un'occasione ma possa diventare una continuità. Perché quando la gente cammina, la gente sta meglio, è più serena, e credo che sia uno dei motivi per cui potremmo veramente dire esiste anche un modo migliore di fare le cose, di osservare le cose e di conoscere persone. Quindi io concludo qui e dico a te, mi auguro di ritrovarti tu insieme, ma anche tu da sola o con altri amici, di continuare a camminare, di scoprire altri posti meravigliosi di questa nostra Italia, soprattutto di tutto il nostro Appennino. Ormai sono tanti anni che facciamo vedere posti, luoghi, sentieri, però non è ancora finita la nostra voglia di esplorare, perché c'è tutto un mondo ancora da scoprire, e farlo a piedi sicuramente è un modo meraviglioso. Quindi io ti do così, ti consegno questa staffetta, così come se questa fosse una maratona dei camminatori, e ti invito a ripartire domani quando vuoi per un altro viaggio, un altro cammino, dove troverai altrettante emozioni e altrettante persone meravigliose. Al più presto partirò, perché non devo far passare troppo tempo, finché queste sensazioni sono vive voglio ripetere l'esperienza. Intanto brindiamo a questa esperienza che si conclude oggi.
È uno dei più classici dei luoghi comuni, spesso utilizzato anche come controsenso, ma per noi è davvero stata così. Il tempo passa in fretta quando ci si diverte. Un'estate volata via come le nubi di Ferragosto, rapide, rinfrescanti, ma tanto veloci da non rovinarci la festa. Con questa puntata termina. Oggi un'altra estate insieme. Termina questa stagione di estate in Appennino e lasciatecelo dire con quel piccolo di groppo in gola che accompagna gli arrivederci. Ci dispiace parecchio, come ad ognuno di noi, dispiace quando si riapre la porta di casa al rientro dalle vacanze. Sembra ieri che ci rivolgevamo a voi con uno sproloquio introduttivo che annunciava una stagione da vivere in compagnia, tra l'ombra dei castagni, la musica delle sagre, il fresco della montagna. Sembra ieri invece sono già trascorse 9 settimane, oltre 50 puntate di una trasmissione che, e di questo ci siamo accorti ancora una volta cammin facendo, regala a voi che la guardate la stessa soddisfazione che procura a noi che la facciamo. È la magia di una montagna che si veste a festa, è il mistero dei borghi e delle piazze che riscoprono il passato adattandolo al presente per festeggiare e darne memoria a chi proseguirà in futuro. È il sapore dei borlenghi, la croccantezza delle crescentine, il profumo aspro di una grigliata, la freschezza di un boccale di birra, la curiosità di una mostra, la spensieratezza di antichi mestieri che una volta l'anno spolverano gli attrezzi e si mettono in mostra a favore di telecamere, occhi curiosi e macchine fotografiche. L'Appennino, se vissuto a pieno, non ha nulla da invidiare alle più rinomate mete alpine. Certo, i paesaggi sono un po' meno celestiali, non fosse altro perché dai 1200 metri d'altezza la distanza dal paradiso è un po' più grande rispetto al Monte Bianco, ma ha qualcosa in più che potremmo chiamare con una sorta di neologismo l'emilianità. La gentilezza, la cortesia, la solarità, l'allegria si sposano tanto bene tra la nostra gente quanto il lambrusco col borlengo. La cordialità e l'entusiasmo con cui una rezz'ora apparecchia la tavola per invitati che nemmeno conosce ti fanno dimenticare tutte le curve e i tornanti che hai appena attraversato. Questo ci mancherà non appena le foglie saranno cadute, la nebbia inizierà a salire dalla pianura e l'aria si farà più pungente. Qualche dato permetteteci di darvelo anche in questo commiato che vi garantiamo non ruberà troppo spazio. Durante tutto il corso dell'estate vi abbiamo invitato a visitare il nostro sito internet all'indirizzo appenninonews.it, vi abbiamo ricordato di cercarci su Facebook, di scrivere e dare i vostri giudizi. Bene. Ad oggi, mentre scrivevamo queste pagine, la nostra pagina sul popolare dei social network segnava 2866 mi piace. La puntata rigorosamente visibile sul sito, che ha avuto meno visualizzazioni, ne ha contate 374, quella con il numero maggiore 721. Detta così sembra una banalità, ma se ci pensate bene non è semplice per una trasmissione che va in onda solamente 2 mesi all'anno raggiungere su Facebook quote paragonabili alle pagine dei cantanti che vanno per la maggiore. Non è scontato che chi si sia perso la puntata della serata precedente, la mattina dopo si prenda la briga di andare su internet, cercare il sito e riguardarsela a computer. Lo dicevamo in apertura, è la magia dell'Appennino, perché una cosa deve essere chiara, c'entrano poco o nulla la bravura di chi intervista, scrive monologhi o riprende immagini, è l'argomento della nostra trasmissione che tanto piace a voi e a noi, e l'argomento in questo caso siete proprio voi, un po' nascosti dai tornanti ma sorridenti all'ombra di una quercia. Durante queste 9 settimane che hanno mandato in archivio la 14ª edizione della nostra trasmissione, avete rivisto gli amici di sempre, assieme a volti nuovi, che ci piace ringraziare in queste ultime righe. La sorridente Linda, il saggio Davide, il bucolico Claudio e il colto Massimo, che rappresentano una squadra collaudata, dietro l'impeccabile regia di un personaggio che si vede poco ma che è stato l'anima e l'artefice di questa trasmissione sin dal primo minuto della prima puntata, Vincenzo Galeone. E poi i volti nuovi, freschi come la rugiada, Samantha, Federica ed Anna, che hanno aggiunto una nota pastella ad una trasmissione variopinta come la nostra. E poi ancora Cristina Lamandini, Walter Bressani, i ragazzi di Ciclo Natura, una vera e propria squadra che ha deciso di trascorrere le proprie vacanze insieme a voi. Una squadra che ritroverete, ve lo garantiamo, tra qualche mese, non appena il rigore invernale avrà lasciato spazio al tepore primaverile, pronta e motivata ad inscenare la 15ª edizione, quella del 2014, perché l'estate, tra le nostre montagne, prosegue ancora qualche settimana, ma estate in Appennino, oggi si congeda da voi. Grazie di cuore a tutti. Amici, anche questa sera abbiamo concluso qui, soltanto la differenza di questa sera è che io non vi dirò ci rivediamo domani, perché questa è l'ultima puntata dell'estate 2013, ma come ormai sapete potete visitare il nostro sito www.appenninonews.it, così potrete rivedere tutte le nostre avventure a spasso per le montagne modenesi. Oh, kiss you. Lick your cigarette and kiss you.
get to know you.